Sto contento perché sono andati via tanti giocatori della passata stagione, quasi tutti. Sono rimasti tre, che poi uno è andato via a gennaio, gli altri due a seconda fase non c'erano perché erano fortunati tutti e due, Castillo e Kutuzov. Poi non è rimasto nessuno della passata stagione. No, perché era già dopo la recessione, era un obiettivo nostro come società di fare piazza pulita. Non era facile, però piano piano, piano piano ci siamo riusciti. Attualmente l'anno prossimo ci abbiamo, così l'altro giorno parlando con Gazzelli, mi diceva più o meno sui come monte stipendio sui 2 milioni e mezzo, 2,8, sì, ma manca una squadra di C2, perché devi sapere siamo tutti in scadenza, dal direttore alto al direttore più basso, dall'allenatore a tutti, per cui tutti scadenzi. Cioè una società, come qualcuno dice, vuota anche nei purificata. La metà di Romizia è stata una cosa, insomma, che sono orgoglioso perché non è che, al di là della metà, io credevo nel giocatore, credevamo io, il mister, tutti quanti nel giocatore, per cui quando l'abbiamo fatto eravamo convinti, grazie devo dire all'amico mio Pantaleo Corvino, insomma, che è alla Fiorentina, al presidente Cognini, che insomma, ci ha fatto questo favore. Ora stavamo cercando di portare un po' di denaro fresco, però abbiamo discusso sia col Genoa e con un'altra squadra, con due o tre squadre che erano interessate alla metà di Crimi, alla metà di Galano, di Bellomo e Cippitella. Però la cifra non mi convinceva, allora ho detto aspettiamo, facciamo fare più un sacrificio alla proprietà e poi a giugno vediamo insomma quello che si può fare. L'attaccante non l'abbiamo preso perché tutti magari si aspettavano l'attaccante. Ho fatto qualche tentativo, così mi era capitato questa cosa perché insomma io non c'ho niente da nascondere di Piovaccari. E abbiamo tentato, però alla fine Piovaccari insomma, ma non è stato un problema di soldi, perché non è. Perché c'era la Sampdoria che ci aiutava, per cui non era un problema di soldi, è stato un problema suo che l'ultimo momento ha preferito il Brescia, per cui insomma contento lui, contenti tutti.